Il maltempo continua a flagellare l'Italia e anche nelle Marche, ha provocato danni e disagio alla circolazione. A pochi giorni dalla grandine che ha bombardato a macchia diversi comuni, oggi le forti precipitazioni hanno aumentato la portata dei corsi d'acqua e messo in allerta cittadini e istituzioni. Sono state decine le strade provinciali e comunali chiuse per frane e allagamenti, così come i sottopassi resi inagibili. Diversi alberi sono caduti in strada e i sindaci hanno invitato la popolazione a limitare gli spostamenti e a prestare la massima attenzione. Osservato speciale il fiume Misa a Senigallia, tanto che il primo cittadino ha ordinato a tutti di salire ai piani alti e di chiudere i negozi del centro storico poi riaperti a metà pomeriggio. La raccolta porta a porta è stata sospesa e sono stati chiusi numerosi sottopassi, compresi quelli per accedere al lungomare. Strade come corsi d'acqua nei quartieri di Cesanella, Vallone, Borgo Bicchia e Saline. Il fosso Sant'Angelo è tracimato in via Rovereto ed è stato evacuato il vicino centro commerciale. Sempre monitorato anche a livello dei fiumi Nevola e Cesano, le scuole rimarranno chiuse anche domani. Siamo qua a Senigallia, com'è la situazione? Qui la situazione è tre volte in un anno che siamo messi così, perciò non è, questa è stata la peggiore. Qui da me acqua non è entrata, però dal vicinato sì. Siamo un po' stanchi sinceramente. Abbiamo raccolto anche le firme, un anno abbiamo fatto, ma non abbiamo visto niente di concreto. Perché il problema è solo di un fosso qui che si chiama Fosso del Trocco, che è piccolino, però poi dopo quando deve passare sotto la nazionale ci si ferma tutta questa roba del fosso e l'acqua viene fuori e viene tutto qua su. Stranamente pende verso il Cesano, perché sotto c'è quasi niente. Poi ho esondato il fosso, è venuta fuori l'acqua sulla strada, adesso fortunatamente si è ritirata. Per fortuna noi qua a casa non ha fatto nulla di che, però diciamo ecco, ogni volta è sempre la stessa storia. Numerosi allagamenti si sono verificati anche a Marotta. Il sindaco di Mondolfo, Nicola Barbieri, ha annunciato che anche domani rimarranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Via Perticari, Marotta di Mondolfo. Tutte le volte che piove siamo messi così. Un mare d'acqua, un mare. Anche a Fano si sono verificati allagamenti in diverse zone del territorio comunale. A fare il punto questa mattina è stato il sindaco di Fano in collegamento con i nostri studi. La situazione è molto critica, le situazioni sono avverse, sia date dal vento che arriva dal mare, e la pioggia copiosa che continua a scendere. E abbiamo diverse zone molto, dove sono situazioni molto critiche. A sud di Metauriglia sono esondati Rio Crinaccio e Rio Marsigliano, quindi la situazione con la statale lo stesso con allagata, problematiche nel quartiere di Ponte Sasso. Poi abbiamo una situazione critica anche verso Ponte Murello, nella zona della Flaminia. E abbiamo dovuto chiudere per sicurezza, perché cadevano degli alberi, la zona del Sassonia, via Dante Alighieri, via Pisacani. Insomma, le situazioni critiche sono un po' in tutta la città. Rocco San Baccio, è stata una piccola frana che ha creato dei disagi. Insomma, abbiamo fatto bene ad allertare da ieri e siamo tutti operativi, anche i mezzi dove possono intervenire per sbloccare delle situazioni che possono peggiorare la situazione, siamo tutti nella massima operatività. Qui devo affiancare a me c'è la Protezione Civile, che lo stesso è presente, sta monitorando tutti i corsi d'acqua, l'Arzilla lo stiamo monitorando. E quindi stiamo tenendo tutto sotto controllo, però ovviamente la preoccupazione e l'allerta è massima, perché nelle prossime ore continuerà a piovere e quindi l'allerta rimane alta. Sono state centinaia le segnalazioni arrivate alla nostra redazione dei tanti telespettatori che ci hanno inviato foto e video da ogni parte della provincia di Pesaro Urbino e non solo. Troppo forte, ma un po'. E qui direi che il fiume di Fermignano proprio qua si sta scatenando di brutto. Questi video invece si riferiscono a Fenile di Fano, dove acqua e fango hanno invaso via del Mulino e parte della strada provinciale 45. Il sottopasso del Lido invece si è nuovamente allagato, così come quelli di Rosciano e dell'Arzilla.
Disagi anche a Ponte Sasso, dove alcuni residenti si sono messi al lavoro per ripulire strade e abitazioni. È un disastro la situazione, perché il caro sindaco di Fano promette i lavori e non fa niente, fa tutto per Fano. Ascoltiamo TV Fano e parla solo di Fano. La sua casa si è allagata? Sì. Più o meno quanta acqua è entrata? Io abito al piano di sopra, ma mi è arrivata al terzo scalino. Quindi tutto il seminterrato allagato? Tutto allagato. Non è la prima volta, ovviamente, siete abituati ormai. Siamo abituati, ma però anche la provincia promettono il risarcimento danni e non danno niente, perché dicono che non c'hanno soldi. E allora perché non fanno i lavori? Anche i canali qua. Perché l'ANAS non viene e li pulisce come si deve? Quello. Qua la gente è tutta arrabbiata. C'è chi ha buttato macchine, moto, mobili, disastrato le case, tutto quanto. Perché pensa solo per Fano? Le macchine riusciamo a salvarle perché grazie a questa casa qua, che è più alto, riusciamo a portarle là. Altrimenti buttiamo una macchina ogni volta che fa l'alluvione. Non è andata meglio ad alcuni residenti di Cucurano. Qui è successo che il canale principale si è otturato, pur parecchio abbondante delle piogge che ha fatto, ha travasato. È venuto lungo la ferrovia, è uscita dalla ferrovia, è venuto nella strada e nelle case. Che cosa pensa sia necessario fare? Io prima di tutto penserei per il canale lassù che non travasasse. E poi qui c'è una fogna molto molto ma molto piccola e vecchia. Questo un pezzettino da qui dalla parte bassa la potrebbero anche fare un po' più grossa, che ricevesse un po' di più. Hanno messo altri 2 giorni di pioggia intensa. Esatto, noi abbiamo molta ma molta paura. Abbiamo chiamato anche se ci portavano dei sacchi di sabbia, non rispondono nemmeno. È il signor sindaco che prende provvedimenti di queste cose. A mezzogiorno, quando sono tornata dal lavoro, praticamente qui non c'era più una strada. Era tutta acqua già che veniva da in fondo alla via e dal fiumiciattolo che c'è là più verso Falcineto. Praticamente quel fiume ha straripato e ha allagato tutto, dalle parti della chiesa fino da noi. Il problema è che da noi, avendo i garage sotto, l'acqua è entrata, quindi 10 cm d'acqua dentro i garage, e abbiamo fatto fatica perché le fogne comunque erano otturate, siamo riusciti ad aprirle per fortuna, infatti questa ancora sta tirando, sta facendo il suo lavoro, però ecco, qui bisogna fare qualcosa a monte, perché tutte le volte che piove, tutte le volte che succede un evento straordinario, per carità, non è colpa di nessuno, però quel fiume là straborda, quindi bisogna fare assolutamente qualcosa, perché qui non è la prima volta che ci allaghiamo. Non so di chi è la competenza, ma qualcuno si dia da fare per risolvere il problema, a monte ovviamente. È stato incessante oggi il lavoro dei vigili del fuoco, delle forze dell'ordine, di ANAS, della protezione civile, di tutto il personale tecnico e operativo della provincia e dei vari comuni. I COC sono rimasti attivi e in costante contatto con le prefetture.